Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Oggi vi parlerò delle cose di lusso super super costose che ho acquistato, ma che poi mi sono pentita amaramente di aver comprato per un motivo o per l'altro che vi illustrerò in questo video. Per me è sempre difficile filmare questa tipologia di video perché investo tantissimo, come sapete, nei miei acquisti di lusso e quando poi mi pento di qualcosa è veramente uno schiaffo in faccia praticamente. Iniziamo purtroppo una cosa voi già avevate capito che sarebbe finita in questa tipologia di video, infatti avevate ragione. Iniziamo da lui perché lo sapete tutti che rientrerà in questo video. Prima di cui parliamo è il cerchietto di Fendi. Questo è il cerchietto, quello classico che adesso sta andando tantissimo ed è super paffutoso, super cicciottoso. Questo l'ho preso sul sito di Fendi, quindi l'ho ordinato online ed è una taglia unica. La mia perplessità grandissima è: ma come fa ad essere taglia unica? Perché è enorme, cioè allora io in questo momento ho un altro cerchietto che comunque fa spessore, però penso che si possa capire che è gigantesco e che mi va cioè, è assolutamente enorme. Così come lo metto, mi cade, è impossibile per me da utilizzare questo cerchietto, cioè posso usarlo in un video assieme a voi, davanti alla videocamera in cui non mi muovo tantissimo, però non lo posso usare ed è costato molto, non lo posso usare per andare in giro perché lo perdo in un secondo, mi cade costantemente. Non capisco come fa a essere taglia unica, dovrebbero fare diverse taglie se non è regolabile, perché c'è, io veramente non capisco se è la mia testa ad essere piccola, cosa di cui non mi sono mai accorta onestamente di avere una testa troppo piccola, ma Fendi mi ha fatto venire il complesso, cioè onestamente Fendi mi ha fatto venire il complesso perché tutte le persone che se lo sono provate gli sta bene, a parte a me, quindi sì, resteremo con questo dubbio. Il problema è che quando ho finalmente ricevuto questo cerchio, l'ho lasciato impacchettato per potervi filmare il video e quando finalmente ho filmato il video mi sono resa conto che è troppo grande e poi era troppo tardi per fare il reso da Fendi. Devo trovare il modo, se mai ci fosse un modo, per stringerlo un pochino in modo che non mi cada, perché ok, uno è gigantesco, quindi potete dirmi: Nicole, non ti sta bene, sembri una dama tipo quelle del 500, e sono d'accordo, e qui sono gusti. Personalmente non mi dispiacerebbe neanche così tanto averne uno così grande, perché comunque ho altri cerchietti così paffutelli, ok? E non mi dispiace così tanto. L'unico appunto problema grandissimo è che non posso indossarlo, mi cade costantemente e quindi stavo pensando, ragazzi, di prendere la versione per bambini, che però purtroppo è sold out sul sito, ma spero che almeno quella mi stia bene perché mi piaceva tantissimo l'idea di avere il cerchietto con il logo monogram di Fendi, è molto carino, forse un pochino più autunnale, invernale come colori, non necessariamente. Questo cerchietto, tra l'altro, l'avevo visto in una stories, se non sbaglio, in una story di Giulia Delellis, mi era piaciuto un sacco, ma perché a lei sta bene, a me no, perché a me cade, quindi niente. E questo sarà il destino di questo cerchietto, purtroppo sta bene a tutti, tranne a me, e quindi se lo userò ancora sarà solo per qualche video dove sono immobile, ferma e non rischio che mi cada costantemente. Se lo avete provato, fatemi sapere, c'è qualcuno al mondo che non riesce a mettere i cerchietti taglia unica o sono l'unica? Ci sono altre persone come me che effettivamente non possono indossarlo per questo stesso motivo? Fatemi sapere. Poi, ragazzi, allora, vorrei assolutamente menzionare, ieri stavo indossando questa felpa. Allora, questa è una felpa di Dior, che sicuramente mi avrete visto indossare. C'è la scritta Dior fatta tipo in spugna in rilievo super morbida e poi c'è questa pina carinissima. Io non mi sono pentita neanche per un momento di aver acquistato questa felpa perché io la trovo stupenda. Il fatto che la scritta, allora, uno dei miei abbinamenti colore preferiti cioè, è il rosa con il nero. Io adoro specialmente questo rosa chiaro pastello abbinato al nero, mi fa impazzire. Il fucsia
non tantissimo, ma il rosa e il nero amo. E poi sì, mi piace tantissimo lo stile di questa felpa ed è anche molto morbida, da indossare, molto piacevole. All'interno è anche felpata, quindi tiene anche caldo. Per una volta, avendolo acquistato online, ci ho azzeccato anche la misura che è perfetta. L'ho presa un pochino più grande, quindi oversize. Se non sbaglio, ho preso la M o la L. Però, dopo un po' di tempo che indossavo questa felpa, ragazzi, mi sono resa conto che la qualità di questa felpa è bassissima. Ho visto ai lati che le cuciture sono rimaste all'esterno. Io non sono una sarta, quindi non me ne intendo, però non penso che le cuciture debbano stare così all'esterno, senza tra l'altro che io abbia mai tirato un filo, cioè è proprio uscita dal negozio così questa maglia. E per essere Dior, secondo me, per il costo che ha, è una cosa assolutamente inaccettabile. Cosa tra l'altro che io trovo molto strana e singolare, perché non mi era mai capitato con nulla di Dior di avere da ridire qualcosa sulla qualità, assolutamente mai. Quindi immaginate il mio stupore quando l'altro giorno non l'ho mai notata questa cosa, tra l'altro perché probabilmente nero così non ci ho fatto caso, ma sì, le cuciture sono state cucite all'esterno se possibile, e quindi ho tutto questo ammasso di fili che però sono cuciti, non sono strappati, che però sporgono dalla maglia, dal bordo della maglia, e sono veramente, veramente brutti. Non me ne sono resa conto perché comunque questa parte sta, adesso vedo, questa parte sta sotto l'ascella, quindi sì, un pochino sotto, diciamo, non proprio al centro, un pochino sotto, quindi magari per questo non si vede tanto quando lo indosso. Per fortuna, aggiungerei, perché se vado in giro con la maglia Dior, che però ha le cuciture messe tutte male, onestamente sembra una replica e non lo è. Non è una replica, a parte che non penso neanche che abbiano contraffatto questo tipo di felpa, che non è stata una felpa super super famosa. Io l'avevo vista indossare alla Ferragni e mi ero innamorata, innamorata di questa felpa e sono riuscita a trovarla. Stavo guardando dall'altra parte. Ma no, dall'altra parte le cuciture sono a posto, però sulla parte sinistra appunto c'è questo difetto che non mi aspettavo. Non mi aspetto da Christian Dior difetti di fabbrica, onestamente. Io avrei anche potuto rimandarla indietro per l'amor del cielo, però me ne sono accorta un pochino tardi perché la indosso, quando è che l'ho presa? L'anno scorso? Addirittura un anno e mezzo, 2 anni fa, forse addirittura pre-pandemia, quindi insomma è da un po' che ce l'ho, però appunto mi sono resa conto solo adesso di questa pecca che per essere Dior, ripeto, è inaccettabile. Poi, altra cosa che tra l'altro io vi ho anche consigliato, ragazzi, e adesso lo inserisco in questo video, ma non lo sapevo quando ve l'ho consigliato, ok? Vi ricordate il video che ho fatto, il tour del mio bagno? Vi ho fatto vedere tutto il bagno, anche tutti i prodotti che utilizzavo. In quel video indossavo questo che è il pigiama di seta di Victoria's Secret. È uno dei capi più costosi che hanno. Mi è sempre piaciuto ed ho voluto comprarlo anche perché avevo quello di Shein o di ASOS, tipo in poliestere, praticamente uguale identico. Mi sono detta Nicole, ma perché devi tenerti la copia in poliestere se vuoi prendere quello originale? Non avevo, non so perché, comunque mi sono decisa di fare questo acquisto. E poi in quel video vi avevo straconsigliato, vi avevo fatto vedere, ragazzi, il mio pigiama nuovo in seta di Victoria's Secret, ve lo consiglio. Tra l'altro era, non so se è ancora, ma era in promozione. Adesso mi sto chiedendo, non è che l'hanno messo in promozione perché effettivamente si sono resi conto che ha qualche problema. Perché allora, per essere comodo e morbido, ragazzi, lo è un sogno. La seta è così. Adesso voglio comprare anche le federe dei cuscini in seta perché sono molto più morbide, scivolano sulla pelle, mentre il cotone tende a formare rughe perché non scivola, fa attrito e quindi spiaccicando la pelle si formano le rughette, cosa che non succede con la seta perché? Perché è super super morbida e va a scivolare sulla pelle. E per questo stesso motivo, cioè non perché non mi credo perché i pigiami non in seta creano rughe, ma perché volevo un pigiama super morbido, super confortevole. E quindi l'ho preso. Cosa è successo? Che non appena l'ho indossato, tipo la seconda volta che l'ho indossato, ecco, la prima volta che l'ho indossato era in quel video assieme a voi nel bathroom tour. La seconda volta che l'ho indossato, ragazzi, mi è bastato, cioè mi si è leggermente, ma proprio praticamente nulla, impigliato su una maniglia, ma cioè
i bottoni. Allora, ok, vi spiego. Sono saltati via tre bottoni, ok, praticamente tutti i bottoni sono saltati via con il minimo, proprio minimo strattonarsi, come si dice. È vero che si è impigliato leggermente sulla maniglia, ma era una cosa per cui nessun altro capo avrebbe mai perso dei bottoni, cioè veramente dove devono essere incollati, cuciti talmente male che si staccano con un non nulla. E io mi aspetto infatti che anche gli altri si staccheranno, perché appunto ne ho persi, sì, due, non tre, due, ne ho persi due e penso che anche gli altri si staccheranno perché sono assolutamente non cuciti bene, non sono stati fatti bene e quindi non resistono assolutamente. E molto spesso mi è capitato di trovare capi che appena li compravo dovevo andare subito a portarli dalla sarta per rinforzare i bottoni, cosa che mi aspetto magari su una cosa di H&M da 5 euro, però non da un pigiama di Victoria's Secret in seta che ne costa oltre 200, 220, 200 qualcosa. Quindi ci sono rimasta molto 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 male e mi è anche dispiaciuto avervelo consigliato, se poi effettivamente, perché ci tengo, ok? I consigli che vi do, cioè sto sempre attenta a consigliarvi cose che effettivamente io trovo pazzesche e quindi ho dovuto subito dirvi, ragazzi, è pazzesco per il materiale, ma come fattura, cuciture, onestamente no. Quindi se lo prendete, fate attenzione ai bottoni, magari andate un pochino a rinforzarli prima, perché io adesso farò ricucire naturalmente i due bottoni che ci ho messo una vita a ritrovare perché sono piccoli, sono volati. Quindi farò ricucire i bottoni e tutti gli altri li farò rinforzare, perché altrimenti irrimediabilmente li perdo tutti. E poi, ragazzi, siamo arrivati al prodotto accessorio che inserirò in questo video, che secondo me nessuno di voi si aspetta e mi piange il cuore doverlo inserire in questo video, ma devo per forza inserirlo in questo video, ragazzi, ed è il bracciale Love di Cartier. Questa è la scatola. Il bracciale, come sapete, non posso toglierlo assolutamente. Avrei bisogno di qualcuno che con il... Vi faccio vedere, questa è la scatola. Ve l'avevo naturalmente fatto vedere nel video haul, ma per chi non l'avesse visto, questa scatola contro scatola. E questa è la scatolina. Appunto, qui c'era il bracciale che sto indossando in questo momento, che è questo più sottile dorato che vedete al centro. E questo è il cacciavite con cui si può andare ad aprire questo bracciale, perché appunto non si può togliere se non con il cacciavite. Devi andare ad aprirlo su entrambi i lati e poi si apre, praticamente sono due metà messe assieme questo bracciale, ok? Allora, come sapete, io, piccola premessa, come sapete io l'ho desiderato da tantissimo e mi sono decisa ad acquistarlo per farmi un autoregalo. Se non sbaglio era per il mio compleanno lo scorso novembre ed è stata un'esperienza bellissima. Sono andata da Cartier qui ad Amsterdam, l'ho preso con una mia amica. In realtà prima siamo andate alla boutique, non c'era, poi ci hanno mandato nel corner al centro commerciale dove ce l'avevano nella mia misura, perché appunto bisogna prendere la misura perfetta per il tuo polso. E insomma ci siamo divertite, abbiamo chiacchierato, abbiamo brindato con lo champagne, insomma è stata una bellissima esperienza. Cartier non delude mai assolutamente. Io ho altre cosine di Cartier, lo sapete, tipo l'orologio Panter che amo, l'anello di sempre della serie Love che adoro, ma questo ha diverse problematiche. Scusatemi solo appunto se non lo tolgo per farvelo vedere, ma poi rimetterlo sarebbe impossibile. Non ho ancora deciso definitivamente di toglierlo, ma sto soffrendo le pene dell'inferno per la mia decisione che ancora non ho preso di toglierlo. Vi spiego perché. Sono due i motivi principali in realtà. Allora, il primo, ragazzi, è che io ho dolore al polso da quando, forse vi avevo accennato di questo dolore al polso, però non ero sicura che fosse causato proprio dal Love. Però ormai, dopo averlo da diversi mesi, non posso più fare finta di niente. Allora, non so se sono io che mi muovo tanto quando dormo. Le mie ossa, si sa, non sono assolutamente forti perché io ho carenza di vitamina D e sono sempre sulla soglia dell'osteoporosi, che va un po' a migliorare, un po' a peggiorare, sono sempre lì. Quindi le mie ossa purtroppo sono quello che sono. Infatti vorrei chiedere se qualcun altro
di voi che mi segue, che magari ha questo bracciale o conosce qualcuno, vorrei proprio sapere se anche qualcun altro ha il mio stesso problema. Io ho dei, mi fa proprio male, penso che mi succeda quando dormo, perché non riesce, questo bracciale non è completamente rotondo, è ovale, quindi non posso girarlo, ok? E io penso che la notte questo bracciale vada tipo a schiacciarmi il braccio, penso dipenda appunto da quanto mi muovo mentre dormo, perché non me ne rendo conto, ma mi sveglio la mattina che mi fa male il polso destro e io ho questo dolore al polso da quando indosso questo bracciale, quindi inizialmente pensavo potesse trattarsi di una coincidenza, magari ho fatto io un movimento, insomma non lo so, ci ho sperato, però no, purtroppo è proprio lui. Io ho sempre tolto tutti i gioielli quando andavo a dormire, non mi dà fastidio avere un bracciale, però mi fa appunto mi fa male, nel senso che va ad impigliarsi, forse quasi si gira e quindi va a premere sulle ossa oppure su questo osso qui che si vede, no? Non ho ben capito perché, ma in qualche modo mi dà fastidio mentre dormo, perché quando mi sveglio mi fa malissimo il polso. Non è neanche solo questo il problema, continuo ad avere, e vi metterò anche qui la foto dell'ultimo ematoma che mi ha causato questo bracciale. Prima non ho fatto gli screenshot, ma non è la prima né solo la seconda volta che mi capita. Ogni tanto, visto che appunto di notte probabilmente mi giro e mi rigiro, va a pizzicarmi come la pelle e mi crea degli ematomi attorno al polso che non sono neanche tanto belli da vedere, però mi fanno anche male. Quindi ragazzi, cioè, mi sto quasi mettendo a piangere perché è stato il regalo più desiderato della mia vita praticamente. Ero così contenta di essermi autoregalata questo bracciale e purtroppo se continua così questo dolore, cioè io sono talmente stubborn, come si dice, talmente testarda che sto continuando ad indossarlo perché mi piace troppo, lo adoro, però penso che purtroppo non passerà tanto prima che arrivi il momento che dovrò toglierlo, perché tra dolori e ematomi non posso resistere tantissimo. L'unica cosa che cioè mi consola, ma non mi consola, è il fatto che comunque Cartier ha un sacco di aumenti ogni anno, quindi se lo rivendo vado a guadagnarci anche qualcosina rispetto a quanto io l'ho acquistato, rispetto al prezzo che io ho pagato. Se vado a lasciarlo nel mio armadio per qualche anno sicuramente posso guadagnarci ancora di più, perché anche Cartier ha uno o due aumenti all'anno, però io non vorrei darlo via, io non voglio venderlo, però sì, appunto, avete capito, il problema è questo, quindi non so bene neanche io come comportarmi, perché vorrei poterlo mettere ogni mattina, ma è impossibile da farlo, cioè è impossibile farlo da sola, ho bisogno di qualcuno che va a mettermelo e a toglierlo, non si può fare da soli purtroppo, e quindi questo sì, questo è il problema principale, proprio il fatto del dolore al polso che ormai mi sta veramente stufando, e il fatto di questi ematomi terribili che tutti mi chiedono, oddio cosa è successo, io ogni volta a spiegare, no purtroppo è la mia pelle, che sfigata, perché qualsiasi cosa mi crea ematoma, però sì, non sono né belli e fanno anche male, ma soprattutto questo dolore alle ossa che non è proprio il massimo. Ma poi c'è un altro grosso problema che io ho notato adesso che sto viaggiando di più, questo bracciale non si può togliere, questo significa che ogni volta che passo sotto il metal detector per imbarcarmi sull'aereo, questo suona. Che cosa significa? Che ogni volta, allora l'ultima volta quando sono partita da Venezia, c'era proprio il, cos'è, la polizia di frontiera, insomma la polizia lì, quando passi praticamente la security che c'è il metal detector, c'era infatti il signore che mi diceva, guarda che devi togliere il bracciale, è quello che ti suona, io lo so ma non posso, come devo fare? E poi ogni volta non è stato un problema, a parte che a Venezia sono sempre tutti simpaticissimi, veramente, cioè tutte le volte che ho volato da Venezia sono tutti super super simpatici, però il problema è che ogni volta mi suona il metal detector, e cosa succede se ti suona il metal detector e tu esci, ripassi, togli tutto quello che puoi e ripassi, continua a suonare, che cosa succede? Succede che ti arriva la poliziotta femmina
ti perquisisce completamente, che non è un problema, però ogni volta cioè, sapere che mi tocca questo, se non fosse per il male, per gli ematomi, la sopporterei questa cosa, ma ogni volta c'è la poliziotta che viene, perché appunto deve essere una donna, quindi chiamano sempre una donna, in questo caso ho anche dovuto aspettare perché stava facendo altro, e praticamente ti fa tutta la perquisizione, quindi io la così in aeroporto, ogni volta ragazzi io la così, e lei mi perquisisce, cioè ti tasta ovunque, ok? E quindi questa è praticamente la sorte che ti tocca se hai un love bracelet di Cartier, a meno che tu non vada a toglierlo, rimetterlo centinaia di migliaia di volte. Anche questo vorrei capire, ma c'è qualcuno di voi che ha questo bracciale o che conosce qualcuno che ha questo bracciale? Come fate quando viaggiate? Cioè, perché io viaggio tanto, ogni volta mi devo fare la perquisizione a tutto il corpo, è un pochino fastidiosa come cosa, quindi... Sì, ragazzi, questi sono gli aggiornamenti sul Love Bracelet di Cartier. Sto cercando uno stratagemma per non doverlo dare via, perché non lo voglio dare via, io lo amo, però sì, questi sono tutti i problemi che mi sta causando, che non avrei mai potuto immaginare, cioè proprio nella mia mente mai non ci sarei arrivata che mi avrebbe potuto fare appunto tutta sta roba. Quindi, mia family, questo è quanto per il video. Sono così amareggiata di avervi detto sta cosa del love brace perché ero così contenta. Adesso tutti mi prenderete in giro. Nicola, hai visto? Hai buttato i soldi. Lo so, ragazzi, che cosa vi devo dire? Però comunque, appunto, è sempre un investimento. Quando i prodotti di lusso acquisti e poi il valore sale o comunque mantiene lo stesso valore come il Love Bracelet di Cartier o come qualsiasi cosa di Cartier in realtà che sia molto famosa, non è mai un investimento sbagliato perché appunto se poi ti ritrovi che non va bene per un motivo o per l'altro, riesci a venderlo per lo stesso prezzo o addirittura di più, però è stata proprio una sconfitta personale. Per me. Quindi, mia family, questo è quanto per il video di oggi. Noi ci vediamo domani, sempre alle 17:30. Penso che sarà un vlog. Vi mando un bacio gigantissimissimo. Come sempre, siete pronti per l'abbraccio? 3, 2, 1. Ah, abbraccio! Forte, 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 forte! A domani, ancora tanti baci. Ciao!